Oggi nuovo video. Oggi parliamo di make-up e parliamo di questo mio make-up e lo facciamo con la It Style. Allora, oggi vi parlo della nuova collezione che è uscita da un mesetto della It Style. Io ho fatto shopping un mese fa, solo che poi non ho avuto tempo di girare il video e quindi oggi invece mi sono decisa. Allora, il make-up che vedete è interamente fatto con i prodotti della It Style. Solo due, diciamo, elementi sono della collezione nuova: l'illuminante e gli ombretti. La collezione nuova si chiama Camouflage, riprende un po', diciamo, la verve di quel tessuto militare, quindi che comprende comunque colori verde, beige, marrone, quindi diciamo tutti questi colori del bosco. Io ho provato questi due prodotti. Vi dico subito, diciamo, della linea ci sono gli smalti, gli ombretti liquidi. Io non li ho presi perché avendo la palpebra comunque grassa non è proprio nelle mie corde. Ci sono poi gli ombretti e c'è l'illuminante e ci sono anche due rossetti che però a me non piacevano tanto, quindi infatti quello che vedete adesso, io poi vi faccio vedere tutti i prodotti che ho utilizzato, è la tinta labbra, quello che secca, e quindi rimane fissa lì. Io ne ho 5-6, quasi tutti i colori, proprio perché sono dei colori, cioè è una tinta labbra eccezionale, cioè rimane lì, si ferma lì, e per chi parla, ride o mangia, beve come me durante tutto il giorno, lei rimane fissa, appiccicata alle nostre labbra, e quindi io la amo. Poi ha un prezzo tipo di 10 euro, quindi neanche proprio eccessivamente. Allora, quello di cui iniziamo oggi a parlare è, facciamo così, parliamo, diciamo, del make-up. Io ho utilizzato come fondotinta questo, ed è il fondotinta della It Style. Io l'ho comprato quest'estate, no, questa primavera, quando faceva troppo caldo, però allo stesso tempo non potevo utilizzare un prodotto troppo pesante. Ho comprato questo. Questo si chiama Forever Matte ed è un fondotinta opacizzante. Ve lo consiglio perché è cremoso, è liquido, però una volta messo diventa, si asciuga, non tira la pelle, non segna, però diciamo se avete pelle grassa o volete un fondotinta che copra, duri tutto il giorno e vi dia l'effetto matte, questo ve lo consiglio. Costa intorno ai 15 euro, però è buono. Io poi lo applico con il pennello, quindi neanche con la spugnetta, ancora comunque un effetto ancora più leggero, però vi dico subito che diciamo il prodotto vale veramente. Io lo sto utilizzando adesso proprio tantissimo, l'ho utilizzato in primavera, poi ho dovuto smettere perché faceva troppo caldo, quindi poi ho smesso anche di truccarmi, però adesso mi sto trovando benissimo, quindi se volete potete acquistarlo, perché io mi sono trovata molto bene. Costa intorno ai 15 euro, poi ci sono tipo 4-5 colori, quindi è perfetto. Poi ho usato l'eyeliner, questo qua. Questo è l'eyeliner liquido. Un attimo che appoggio le cose qua. Il numero 1, ed è così, pennellino ultra sottile, perché io utilizzo solo questi, non so usare quelli altri. Cioè, sembra strano, questi sono più difficili da usare, ma io non so usare. E non utilizzo invece quella a penna perché non mi trovo bene. Poi, ovviamente, la tinta labbra di cui vi avevo parlato, che è questa qua. Questo è il Bordeaux numero 17, è questa. Io mi trovo molto bene, voi lo sapete, forse già ve l'ho fatto vedere in qualche altro video. Come sono queste tinte labbra? Forse uno o due marche riescono a essere al pari di questa. E quindi, diciamo, questo è il make-up con i prodotti che io già avevo. I prodotti invece nuovi sono della nuova linea. Mi sono conservata anche lo scontrino. Sono questi qua. Allora, questi sono gli ombretti. Infatti c'è scritto camouflage e l'illuminante. Allora, quello che posso dirvi, intanto vi faccio vedere gli ombretti. Di questa linea, quello che mi è piaciuto molto sono gli ombretti.
belli, pigmentati e poi hanno delle venature, me le faccio vedere, diverse. In che senso? Se usati singolarmente, se sono nella cialda, voi potete avere tanti effetti. Miscelati insieme esce un colore così luminoso e bello che può essere utilizzato anche da solo. Allora io ve lo faccio vedere. Questo qua è il marrone. E si vede, ci sono venature verdi, terracotta, chiare, quindi voi potete o utilizzarlo singolarmente oppure miscelarlo come ho fatto io nella rima palpebrale qua, ho miscelato tutti i colori insieme per dare tridimensionalità agli occhi. Poi c'è questo qua e questo qua è il numero 02. Poi c'è il numero 03. Che è questo? Sembra arancio, ma in realtà è molto luminoso. Si vede? Faccio vedere anche così. Quando voi lo applicate, questo è l'effetto metallico, ma non eccessivamente. Poi c'ha queste venature dentro di grigio che lo rende veramente luminosissimo. Entrambi hanno un prezzo di 8,95 euro. Ve le consiglio. Perché potete usarli da soli o insieme ad altri colori, oppure per esempio fare un unico make-up con questi colori qua, utilizzandoli, diciamo, la parte più chiara con quelle più scure, oppure miscelarlo insieme e quindi avere un effetto proprio di occhio intenso. Poi sono luminosi, iperpigmentati, durano tanto, non vanno a finire nelle righe dell'occhio e diciamo illuminano proprio lo sguardo, quindi perfetto anche per questa stagione dove iniziamo a essere un po' grigio e depresse. Poi il prodottino che mi è piaciuto un po' di meno è lui è l'illuminante, polvere illuminante. Sarebbe la numero, se non mi sbaglio, il numero 2 dovrebbe essere polvere illuminante. No, non c'è il numero. No, in pratica ce n'erano due: uno era sul rosato e uno sul, diciamo, bronzo. Io ho preso quello bronzo, ovviamente, perché sono un po' più scura. Qui in camera con la soft lamp, voglio vedere, ecco, sembra bianco, ma in realtà non lo è. È tipo un po' bronzo così. Quello che non mi piace, eccolo qua. E ve lo faccio vedere, è questo qua. È il fatto che io lo trovo un po' secco. In che senso? Ho usato tanti illuminanti molto, diciamo, sia chiari che scuri, in crema, in polvere. Io, per esempio, oggi l'ho messo, però non riesco a stenderlo bene perché, essendo un po' secco come prodotto, uno sembra che non mi illumini, quindi metti, metti, sembra che nulla faccia. Due, non è molto pigmentato. Tre. E, diciamo, questo è troppo asciutto, troppo polveroso per i miei gusti. Io l'ho messo anche qui per illuminare la palpebra, l'arco sopraccigliare. Però devo dire la verità, poco si vede e poco dà questo effetto illuminante. Lui costa 6,98 euro. Devo dire la verità, è stata un po' una delusione. Sono circa 10 grammi. Però sinceramente tra questo e altri io sceglierei altri. Io ora lo sto utilizzando anche come ombretto, però io ho postato anche delle foto su Facebook dove vi facevo vedere che avevo messo solo l'illuminante e il mascara, ed era questo, cioè in foto non rendeva nulla, figuratevi sulla realtà, quindi è stato molto deludente come prodotto. Gli altri due invece ve li consiglio. Se avete poi una buona palpebra, potete utilizzare anche gli ombretti liquidi, che sono molto belli. Io non l'ho preso perché ho la palpebra grassa, quindi già sapevo. C'erano anche due smalti, uno verde che era fighissimo. Io non l'ho preso perché io faccio il semipermanente, quindi non faccio, cioè non utilizzo lo smalto solo per questo motivo. Allora, voi potete andare sul sito della It Style. Io li ho comprati al centro commerciale qua a Frosinone. Voi sapete tutti che vicino a casa mi è il centro commerciale, quindi io vado e compro i prodotti della It Style proprio perché mi trovo bene. Poi,
Mandiamo un bacio alla Dani che mi fa sempre le feste perché noi ci vogliamo bene, quindi la ragazza che lavora lì, quindi mi dà sempre ottimi consigli. Tranne questo, che è stata la delusione del momento, io mi sono sempre trovata bene, però ovviamente non tutti i prodotti vanno bene per tutti, quindi c'è il buono e il cattivo in tutte le marche. Allora ragazzi, vi mando un bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci siamo tenuti un po' di compagnia, vi ho fatto vedere un po' di trucchi. Se volete vedere il tutorial di questo make-up, scrivetemelo qui in basso e così io poi riproduco tutto il make-up di oggi. Vi mando un bacio, vi ringrazio e alla prossima. Ciao ragazzi!